Arianna, la banca dati normativa del Consiglio regionale del Piemonte, si presenta nella sua versione completamente rinnovata, a partire dalla presentazione grafica, che consente una migliore accessibilità anche da dispositivi mobili. Come sempre, al suo interno è possibile trovare le leggi regionali promulgate dal 1970 ad oggi in ordine cronologico, ovvero per anno di approvazione, o per aree tematiche. Le proposte e i disegni di legge presentati dall'ottava legislatura ad oggi, suddivisi in ordine cronologico e per commissione. I regolamenti regionali, consultabili anche in questo caso in ordine cronologico o per materia. Dal 1970 a oggi in Piemonte sono state promulgate 2230 leggi, di cui 1312 abrogate e 918 vigenti. Molte di queste sono state modificate nel tempo, ma fino a oggi era molto complicato per i non addetti ai lavori ricostruire le modifiche e i rimandi ad altre normative. Con la nuova versione di Arianna, invece, tutte le leggi sono corredate da una timeline esplicativa. All'interno di ciascuna legge, nella parte più alta dello schermo, è riportata la sequenza delle diverse versioni di ogni singolo provvedimento e di tutte le note elaborate durante il coordinamento, assemblando in tempo reale ogni singolo testo di legge sulla base di una data specifica. La legge urbanistica della Regione Piemonte, ad esempio, la 56 del 1977, ha subito nel tempo molte modifiche. Cliccando su una data, automaticamente, il sistema presenterà il testo vigente in quel preciso momento storico. Nelle legislature più recenti, inoltre, sono disponibili all'interno di ciascuna legge, in alto a destra, alcune informazioni aggiuntive. Oltre al dossier virtuale, è possibile consultare i riferimenti subiti e attivati dalla legge, tutti i dati di ITER e i testi originali del progetto licenziato e di quello presentato. Ogni testo contiene inoltre i link alle principali leggi regionali e statali richiamate. Il dossier virtuale raccoglie e mette a disposizione tutte le informazioni e la documentazione relativa alla formazione della legge, dalla commissione all'aula, per un totale di 130 tipologie diverse di documenti. Una pagina riepiloga sinteticamente i vari passaggi. I testi del dossier vengono presentati sotto forma di un albero grafico. Le singole foglie sono i documenti memorizzati, i nodi sono le fasi o le sottofasi di processo nelle quali sono stati raccolti. Novità anche per la sezione relativa all'attività dei consiglieri. La grafica è stata completamente rinnovata e la pagina iniziale è suddivisa in tre parti. Al centro sono collocati, in ordine alfabetico, i nomi dei consiglieri in carica. Sulla sinistra dello schermo sono elencate le principali materie. Sulla destra, i gruppi consiliari. È possibile eseguire ricerche partendo da un gruppo consiliare, da un consigliere regionale o dalla materia che ci interessa. Passando il mouse sul nome di un consigliere, sulla parte destra dello schermo compare il collegamento con il gruppo di appartenenza. Sulla parte sinistra compaiono invece le materie sulle quali ha lavorato. Cliccando sul nome del consigliere si accede a una schermata. Al centro il nome del consigliere, a raggio le materie su cui ha presentato documenti. Cliccando sul nodo esterno è possibile consultare tutti i documenti che il consigliere ha presentato su quella determinata materia. Proposte di legge, interrogazioni e interpellanze, mozioni e ordini del giorno, interventi in aula. Cliccando sul nodo interno, invece, comparirà la materia selezionata e a raggio i consiglieri che hanno presentato documenti su quella materia. Anche in questo caso è possibile accedere ai documenti presentati da ciascun consigliere. Completamente rinnovata, infine, la ricerca dei documenti del Consiglio. Attraverso una parola chiave, il sistema selezionerà tutti i documenti suddivisi per tipologia che contengono quella parola. Il sistema gestisce, oltre alle leggi regionali, anche 4.752 progetti di legge, 360 regolamenti regionali, più di 7.000 mozioni e ordini del giorno e oltre 17.000 interrogazioni e interpellanze.